Peste. Alla sede della SPES di Pistoia è stato presentato il progetto di realizzazione di 8 nuovi alloggi di edilizia popolare, interamente finanziato dallo Stato per 1.300.000 euro. Il fabbricato sarà realizzato in via Mannati a Pescia. Il prossimo anno contiamo di iniziare i lavori. È un aspetto importante perché c'è grandissima domanda di case popolari. Il fabbricato è previsto in bioarchitettura con materiale in legno, quindi sarà costruito con materiale in legno, con il tetto che ospiterà il fotovoltaico, quindi è un nuovo alloggio con nuove concezioni. Il problema è che dobbiamo non solo fare nuovi alloggi, ma tenere bene anche quelli esistenti, perché c'è un arretrato manutentivo. Non solo viene fatto in un posto bello nel verde, perché di solito le case popolari vengono fatte in quartieri della città, invece a Pescia, via Mannati, è in collina, è immerso nel verde. Questi sono nuovi alloggi, quindi quando si fa nuove case popolari, penso in un momento come questo sia importantissimo, quindi verranno a disposizione di 8 famiglie e poi c'è un impegno con SPES anche di intervenire per migliorare il patrimonio esistente. 3 giorni fa sono stato a trovare il sindaco di Pescia e mi ha portato a fare un giro per controllare lo stato manutentivo del patrimonio edilizio esistente. E la condizione è una condizione preoccupante, quindi noi dobbiamo intervenire a Pescia e non solo a Pescia, e per questo motivo, ora che la società è risanata, abbiamo la possibilità d'agire, ma abbiamo la necessità di rivolgersi tutti insieme allo Stato, perché o attraverso il meccanismo del superbonus o attraverso dei finanziamenti, mi viene in mente il piano Fanfani di 50 anni fa, affronti finalmente il problema della manutenzione e del decoro e delle condizioni dignitose in cui devono vivere le persone che abitano negli alloggi ERP.